Salve ragazzi, cari amici del web, sono ancora io, Andrea Bruno, in uno dei miei consuetudinari report circa la Malesia. Benvenuti in Te la do io la Malesia. In uno dei miei video qualcuno ha commentato: come mai non ci fai vedere la vita notturna? Ecco, siamo qui in un posto equatoriale, 30 gradi anche di notte, afoso. Cosa faccio? Vi faccio vedere la vita notturna, andare dentro nei locali. La vita notturna, cari ragazzi, cari amici che mi seguite, è più che altro un qualche cosa rilegato per il turista che va nei luoghi artificiosi. Qui la gente, la vita notturna qual è? Sono i ritrovi, mangiare fuori all'aperto, bere una birra. È una vita semplice perché siamo in un paese che c'è di certo non è avvolto, immerso nel tram tram Contitudinario dei ritmi moderni di vita, per cui la vita notturna che vi posso far vedere è quella semplice. Adesso facciamo un piccolo giro giusto per darvi un'immagine. Ok, adesso io mi trovo ancora a Kuching nel Borneo. Come potete vedere, di notte i locali sono, ecco, si trova qualche locale così, qualche localino così, qualche caffetteria. I negozi sono chiusi, molte attività sono chiusi. Chi, i gestori delle attività, gli esercenti, abitano nel negozio. Qui praticamente il negozio è anche la loro casa. Se vai in giro e sbirci dentro nelle vetrine, li trovi spanzati con la pancia all'aria. Adesso cerchiamo di sbirciare dentro nelle clair, ve li faccio vedere. Abbasso un po' il tono di voce per non farmi sgammare. Andiamo a curiosare, ecco, guardate qua, guardate, qui aperto. Eccoci qua, sono lì belli spaparanzati, chiusi dentro nel locale, nel negozio. La vita notturna è fatta di questo passeggiare notturno. Poi qui mangiano in continuazione, sono sempre lì con le loro zuppette, le solite cose, zuppetta con dentro un po' di pollo, un po' di gambero, hanno sempre, stanno sempre a mangiare. Eccoci qua, mangiano in continuazione. E abbiamo la vita notturna, quale? Abbiamo qualche locale che cerca di replicare le sembianze occidentali, quindi abbiamo una falsità assoluta, e che i soldi si riversano in questi locali dalle sembianze occidentali, altrimenti troviamo gente un po' conficcato ovunque che mangia. Per cui mangia, eccoci qua, guardate, un'altra clair. Abbiamo sempre, sono chiusi dentro, si rintanano e fanno questa vita qua. Adesso se in Italia le cose non si mettono per il verso giusto, io vi mando 2 milioni di malesi e dopo vediamo cosa fate. Vi mando 2 milioni di malesi che rubano il lavoro agli italiani, si rintanano, vivono 24 ore in 2 metri quadrati dove vendono, mangiano, dormono, si riproducono in 2 metri quadrati e dopo vediamo cosa fate. Eccoci qua la vita notturna. Vita notturna, qui abbiamo trovato un posto semplice, bevono la birra e mangiano. Ecco, questa è la loro vita notturna. Ci intrufoliamo, entriamo per la cucina, giusto per vedere, magari ce la facciamo a catturare nelle immagini qualche ratto che salta fuori. Eccoci qua. Questa, come vedete, la cucina, si mangia. C'è un po' di pasta fritta, pasta in ammollo, qui la cucina, non è qui mangiare, eccoci qua. Vi ho fatto vedere il giro passando per le cucine, mangiano e bevono la birra. Qui giocano a football e bevono la birra. Mangiano, bevono la birra, giocano a football, ruttano, stanno chiusi 24 ore nel loro metro quadrato. Ecco, questo è un po' quello che volevo fare, questa è la vita autentica. Poi ci sono i posti più all'occidentale, un posto più all'occidentale è sempre una topaia però camuffata, c'è quell'immagine, ecco lì abbiamo Illy Caffè, c'è quell'immagine
Sicuramente se viene quell'italiano dove lo trovi? Lo trovi dentro lì, non lo trovi nei posti, ma c'è l'italiano che si fa 7500 km, 14 vole di, ore di volo, 4 cambi per andare a finire dove? Un classico posto, la replica di un posto all'occidentale, ecco qui ne abbiamo uno, ecco vi faccio vedere giusto all'interno come è fatto. Si vede poco, vediamo un po' l'arredamento, c'è qualcuno qui. Ecco, cerchiamo di rispettare anche la privacy delle persone nel locale, questa è l'insegna, ecco un po', sono tutti rintanati e mangiano, se questi mangiano, devono mangiare, sono come lo squalo, che lo squalo ha le branchie e non respira solamente per il fatto che si muove, non respira perché ha un sistema che gli fa circolare l'acqua e l'ossigeno. Lui si muove, l'acqua gli entra e filtrando per le branchie gli dà l'ossigeno. Lo squalo, qualora si fermasse, è morto perché non c'è più l'ossigeno. Questi sono uguali, mangiano sempre. Se tu gli togli la zuppetta da sotto la bocca, questi qui sono finiti, sono spacciati. Si fermano, muoiono se non hanno il loro cibo. Eccoci qua, un altro locale. Qui diamo un'occhiata. Ecco, questa non è Kuala Lumpur, è una città molto più semplice, però dal mio punto di vista è più bella di Kuala Lumpur. Kuching è una città che offre tantissimo, soprattutto ha una marea di chioschetti, posti tipici, anche per quanto riguarda l'oggettistica autoctona, i souvenir. Si trova veramente di tutto, anche cose molto insolite, artigianato locale, fatto con legno, cose bellissime. Ok ragazzi, credo di aver dato una risposta degna a tutti coloro che mi chiedevano ma allora Andrea facci vedere la vita notturna, ecco, io di certo non andrò con la calura che c'è qua a rintanarmi in una discoteca, non credo neanche che ci sarà gente autoctona nelle... chi è che va in discoteca? Più che qualche inglese, quelli lì che vanno in giro dicendo we're really, I'm happy. Ok ragazzi, il mio giro continua, vado come faccio tutte le notti ad esplorare i posti autoctoni, i posti autentici. Se dovete cambiare la gomma al motorino venite qua. E ci sentiamo alla prossima, ciao!